Sono iniziate le vaccinazioni nelle farmacie abruzzesi. È possibile dunque ricevere la dose anti-Covid in queste strutture. Inoltre si può richiedere anche la carta verde, il Green Pass, mostrando l'SMS arrivato attraverso il telefonino oppure il documento cartaceo con la tessera sanitaria. Già un 40% delle farmacie ha aderito alle vaccinazioni. Si punta al 70% a settembre, afferma il presidente Federfarma Pescara Fabrizio Zenobi. Qui siamo nella farmacia Ferroni di Montesilvano, dove la dottoressa Assunta Primavera si appresta a fare una delle vaccinazioni. Come sta andando? Sta andando molto bene, c'è stata una risposta positiva da parte dell'utenza, c'è tanta gente che ci chiede di essere vaccinata in farmacia, forse anche per la facilità di accesso e per il rapporto che poi l'utenza ha con la farmacia. Ieri abbiamo fatto 6 vaccinazioni. E comunque c'è una risposta positiva e ecco, sta andando bene. Come è possibile vaccinarsi? Cioè bisogna chiamare la farmacia, recarsi in farmacia, come fare? Allora, la via più semplice è quella di venire direttamente in farmacia. Noi facciamo la prenotazione, prendiamo il nominativo, poi in base al numero di vaccini che ci viene fornito e in base all'ordine di prenotazione chiamiamo le persone. Quindi è molto semplice, si può anche telefonare, però chiaramente venire in farmacia è meglio perché c'è un rapporto diretto. Quali vaccini utilizzate? Allora, noi possiamo utilizzare il vaccino della Pfizer per le persone che hanno meno di 60 anni e quelli invece che hanno più di 60 anni vengono vaccinati con Johnson. Le volevo chiedere poi la carta verde, il Green Pass, qual è il ruolo della farmacia? Cioè io posso recarmi in farmacia per richiedere il Green Pass? Allora, quando il paziente che è stato vaccinato riceve il messaggio, l'SMS, può recarsi in farmacia, mostrarci il messaggio e noi attraverso il portale possiamo rilasciare il Green Pass. Lo stiamo facendo già da diverso tempo, da appena sono arrivati i messaggi, quindi è un servizio che forniamo soprattutto alle persone che hanno meno dimestichezza con i mezzi tecnologici. Altre farmacie si stanno aggiungendo naturalmente a quelli che già vaccinano e lo faranno fino a settembre? Presumo di sì, per quanto è necessario aver fatto un corso, quindi chi vaccina si presume che abbia già fatto il corso, quindi magari si sono introdotti in un momento successivo, però comunque hanno dovuto anche loro fare questo corso.